io devo dire che mi sento bene, forse sto persino meglio che a 50. Questo voglio dire a tutti quelli che mi vogliono male. Un bagno di folla così se l'aspettava. Beh, non lo so, però questa è la mia città e quindi è chiaro, anche se qui c'è tutta la Puglia ed è una cosa meravigliosa sentire tutti i dialetti pugliesi che si fondono a largo a Bicocca, a Bari Vecchio. Il regalo più bello che ha avuto? Il regalo più bello è questa immagine, io non credo che me la dimenticherò mai più. In realtà le parole sono talmente insufficienti e vorrei farvi vedere da qui ciascuno dei vostri volti, ciascuna delle vostre espressioni. Vi ho abbracciato tutti, se qualcuno non l'ho baciato ditemelo, faccio il secondo giro, non vi preoccupate. Voglio solo dirvi grazie, perché non so come si chiama questo fenomeno. Qualcuno dice che stare vicino alla gente è persino un fatto negativo, non so perché la vedano così. Però dovete sapere questo, che nelle piazze di questa città, tanti anni fa, è cominciata un'onda, così si chiamava, una energia nuova, diversa, che ha preso la storia di questa città, di questo quartiere, degli altri quartieri della città, ed è stata una storia personale, non solo politica, permettetemi. La prova è stasera ci siamo ritrovati come ad un matrimonio, come ad una festa, come a un compleanno. Ci siamo ritrovati come una famiglia, insomma, perché per noi occuparci delle cose comuni è sempre stato un modo di volerci bene, di amarci gli uni gli altri. Lo abbiamo fatto con sincerità e lo abbiamo fatto soprattutto con grande determinazione. Non ci siamo fatti mai spaventare da nessuno. Qualcuno mi diceva: ma Michele, sei matto, vuoi festeggiare il compleanno in piazza? Ma come si fa a festeggiare il compleanno in piazza? Non hai paura che possa succedere qualcosa? Io ho detto: con questa gente al mio fianco io non avrò mai paura.